Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, io mi sto prestando qui da Corropoli. Sto prestando qui ad arrivare, come vedete bene, nella zona di Alba Adriatica, zona fuori il centro. E vedete qui che adesso ci ritroviamo un manto stradale pulito, vedete? Pulitissimo, quindi un manto stradale rifatto da sotto, quindi una strada spaccata da sotto, limata e rifatta, tutta quanta, livellata e rifatta. Come vedete, ecco, io adesso vi mostro, insomma, un manto stradale perfetto. Realmente io quando ci sono passato non credevo ai miei occhi. Dentro di me pensavo, ma può essere che un manto stradale sia stato finalmente rifatto dopo, non so, 10-15 anni? Da quando è che i cittadini segnalano questo problema? 10-15 anni, tanti cittadini che hanno anche avuto sinistri in questa strada che è anche poco illuminata, quindi anche molto pericolosa, oltre il fatto che è un manto stradale realmente disastrato. Ma adesso giriamo e voilà! Girando ci ritroviamo di nuovo in una situazione schifosa. Una situazione, guardate, in un manto stradale come sempre osceno, pericolosissimo, tappezzato qua e là, magari con qualche toppa messa che ovviamente poi con la prima pioggia diventa ancora più pericolosa di prima. Come vedete, il manto stradale è realmente schifoso girando da quel rettilineo. Niente, continuando quindi il mio viaggio, vorrei specificarvi anche il perché quella strada è stata rifatta. Quella strada iniziale dove io ho ripreso inizialmente è stata rifatta perché è passato il Giro d'Italia. Quindi, passato il Giro d'Italia, si è deciso di rifare la strada in 4 e 4, 8, in 4, 5, una settimana. Hanno rifatto tutto quel pezzo di strada perché passava il Giro d'Italia. Al che io mi sono chiesto, ovviamente, anche giustamente mi sono chiesto, ma 10-15 anni dove le autorità comunali continuano, compreso anche quelle odierne, continuano a scaricare barile, a dire che questa è una strada che è provinciale, invece la provincia dice che è una strada regionale, quindi non si capisce nulla, fanno uno scaricabarile ogni volta tutti quanti. Allora mi chiedo come sia possibile che nell'arco di 5-6 giorni, prima di un passaggio del Giro d'Italia, si sono messi d'accordo, sono riusciti a mettersi d'accordo nel rifare tutto quel tratto stradale. E ovviamente non parlo solamente di Alba Adriatica, ma parlo di Alba Adriatica come di Tortoreto, ci mancherebbe, Controguerra, insomma, di tutti questi paesi che hanno delle strade oscene che casualmente sono riusciti a mettersi d'accordo nel rifare le strade in 6-7 giorni. Ciò mi fa capire una cosa: voi state constatando con i vostri occhi, oltre che con i miei, state constatando che le strade fanno schifo. È inutile dilungarci troppo sul dire come si trovano le strade qui a Contrada Basciani, perché fanno pietà, piene come pietà e compassione. E quindi ciò mi fa riflettere, sinceramente mi fa molto capire che non è tanto un fatto di mettersi d'accordo o di fare lo scaricabarile, è che probabilmente è molto più importante. Vedete, anche qui è stata rifatta per il giro, vedete tutti i palloncini, guardate come è stata rifatta, notate come qui è stata rifatta la strada, notate come cavolo è stata rifatta la strada perché è passato il giro. Sono riusciti a rifare una strada così bella nell'arco di 5 giorni, guardate come hanno livellato bene da sotto, come hanno riasfaltato, guardate, una strada sembra nuova questa strada, guardate. E ciò mi fa capire, ovviamente poi torniamo allo schifo quotidiano, come vedete qui, ciò mi fa capire che probabilmente un passaggio di un Giro d'Italia per fare, come dire, bella figura è molto più importante che la sicurezza, messa in sicurezza di un cittadino che vive lì, che passa lì, che può incorrere in un sinistro, che è già successo tante volte, ma loro se ne sono fregati. Quindi mi fa capire che un passaggio di uno sportivo, quindi lo Giro d'Italia, è 10, 15, 20, 20, 300 milioni di volte più importante che la messa in sicurezza di un cittadino. Io vi dico in questo momento, traete voi le conclusioni,
Fatevi un esame di coscienza quando votate questi soggetti, fatevi un esame di coscienza quando votate determinati soggetti che non fanno altro che fare lo scaricabarile a destra e a manca, però dopo casualmente in 5 giorni riescono tutti a mettersi d'accordo a rifare una strada per fare la loro bella magra figura in televisione, come per dire: Alba Adriatica, Tortoreto, Controguerra, guardate che bei comuni, come lavorerò bene. Non è assolutamente vero e fatevi un esame di coscienza. Grazie. Ciao a tutti.